Sono passati 20 anni da quel terribile 25 gennaio 2003 in cui Donato Jezzi, sindaco di Torino di Sangro, a soli 34 anni, venne travolto da un treno mentre stava controllando la stabilità di un ponte minacciato dall'alluvione. Tanta pioggia anche oggi nella cerimonia organizzata dal Comune e dall'ANCI per ricordare il sindaco eroe, insignito anche della medaglia d'oro al valor civile. Tanta commozione ed un dolore ancora grande nei familiari. Cinzia Cannone, il dolore è sempre vivo nel ricordo di Donato e ci sono tanti che vengono da lei a stringerle la mano e le dicono: io oggi sono sindaco e ricordo il grande Donato. È un dolore che non passerà mai. Certo, ecco, queste commemorazioni fanno piacere perché in ogni caso testimoniano l'affetto che le persone hanno per lui. Un sindaco eroe, lo hanno sempre definito così. Sì, sì. Che teneva tanto alla sua comunità. Certo, cioè ha praticamente vissuto il suo mandato istituzionale a pieno, mettendosi proprio a servizio della comunità. E donando la vita alla comunità. Donando la vita fino all'estremo gesto, perché poteva benissimo quel sabato mandare altri magari a controllare la situazione, ma non faceva parte del suo modo di essere. Oggi, come 20 anni fa, una pioggia incessante, sindaco Nino D'Ifonso di Torino di Sangro, è il ricordo di un grande sindaco. Il ricordo di un grande sindaco, come 20 anni fa, anche oggi c'è tanta pioggia. Una persona che voleva stare su tutti i punti nevralgici della sua comunità, ci ha insegnato a noi, quindi ci ha trasmesso quel valore che oggi stiamo a ricordare, ahimè, un momento delicato. E ci troviamo proprio dove è accaduto. Sì, il punto dove è accaduto era in un pale, un traliccio della ferrovia dello Stato che oggi passa la Via Verde. Per me oggi essere sindaco di questo comune è una responsabilità. Pensando a lui mi dà sempre la forza di andare avanti e di eseguire quella ricchezza che ci ha lasciato. Gianguido D'Alberto, presidente ANCI regionale, ci riporta a questo episodio di 20 anni fa a pensare al ruolo del sindaco. Sì, tutta la comunità dei sindaci abruzzesi, e oggi ho anche l'onore di rappresentare Antonio De Caro, il presidente dell'ANCI nazionale, ricorda la figura di Donato Jezzi come un eroe, un sindaco eroe, ma anche un sindaco uomo che ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Segno importante del ruolo dei sindaci in questo momento storico, come sempre, che costituiscono appunto l'anello istituzionale di riferimento dei cittadini, presidio territoriale di comunità, che devono essere rispettati da tutti i livelli istituzionali. Oggi, ricordando il nostro Donato, valorizziamo il lavoro di tutti i sindaci.